108, 2 primo. Verso quel movimento? No, questa. La facciamo questa qua. Dobbiamo risolvere tutta la scena in 2 metri di carrello. Quindi è proprio lentissimo. I tempi sono giusti. Backstage. Un sorriso per la stampa. Sono magari qua, vedi. E lui dormiva, io mi chiedo che lui mi stava a guardare. Niente. Ma dormiva. Ma che cazzo fai la notte, scusi? Magari. Dai. Continuate così, eh. Dove andava a lavorare? Qua. Ciao. Allora, questo è un manicomio, quindi già devo rispondere. No, io a me mette da fastidio i zoccoli, ma tutte le zoccole mette a casa. È sempre così. E poi, Vi riflettete tutti negli occhiali. Grazie mille. Lasci con me? Campa cavallo. Con occhiali, il senso. Occhiali. Bello? No, basta un po' la camera, va bassa. Te sfrutto, no? Chi è questo? L'ingegnere del cavolo? Sì. Ah, già l'avevo riconosciuto. Non si ricorda. Ciao. Che te vuoi dire? Bravo, come ti chiami? Pia. Pia. Ah, come mi zia, quella morta. No, Pia. Tutto rosso. Red. Ma io perché me la tengo? Ma che è una festa? No, dai, cosa fa? Ma non ci sto io tutti i giorni come piangerete. Che non c'è Anna. La bocca, se no te lo chiudevo. Calma. Fermi, ma tutto bene. Fermi, dietro, fermi! Calma. Il film può essere rappresentato in una fiaba sociale, quindi ci sono degli spaccati che possono essere visti come surreali, ma allo stesso tempo ti senti comunque dentro i problemi che poi vivi tutti i giorni. Quindi non vuole né tanto allontanarsi né tanto stare dentro il problema. Qui, quando ti dice questa cosa, tu hai una conferma e col marito Solferino e porterà l'Italia nei prossimi 5 anni a un fallimento economico. Come fai a risolvere queste cose? L'Europa attraversa un momento di grande crisi e qualcuno vuole sperperare su di noi. Ogni tanto mi perdo e mi ritrovo che è tardi, sono solo puntuale ai soliti sbagli. Il nostro protagonista è un istintivo, lui prende una scelta inconsapevole di quello che accade dopo, perché poi la gente che sceglie lui come mezzo di protesta, poi ovviamente se prende il 30% di voti cambia tutto e quindi anche il potere cerca di... Ci presenteremo alle elezioni come partito unico, perché dissentiamo fortemente dai programmi degli altri due poli. Ma il politico, io non so, vedendo adesso le tribune elettorali vedo molto spettacolo. Cioè vedo Fassino e Tremonti per dire due nomi a caso, io mi diverto, a prescindere poi dalla... cioè è divertente. I lavoratori in nero non c'entrano con tasso di attività! Bot, CCT acquistati dagli investitori stranieri subiranno un calo tassico, cioè loro prestano i soldi allo Stato in euro e lo Stato glieli restituisce in lire. Il potere ha questo colpo basso in quanto le notizie comunque si diffondono mediante altri mezzi tecnologici. Fallimento economico. Io ti sto aiutando, ragazzi. Fermi!
Interrompete tutto. Secondo me è già reale poter uscire. Con internet penso che oramai sia realtà. Sarà un fatto di tempo il come e il perché, ma non penso che nessuno abbia dei dubbi sulle potenzialità di internet in quanto diffusione di notizie e perché non domani anche diffusione di opere filmiche o quant'altro. Alziamo! Punto rosso! Punto rosso! Guarda il punto rosso!